Salve a tutti, piccolo messaggino che va a considerare la vicenda mostro, ma volevo precisare che quando si parla strategia della tensione, è chiaro che non è sicura di per sé collegabile a, certo, non sono così stupidi da far notare una cosa del genere. Cioè, accettare che il governo faccia una cosa del genere mi sembra una cosa abbastanza non bella. Quindi, quando si fa un lavoro di questo genere, bisogna saperlo fare. Ecco, quindi, quello che fo io, e forse fanno anche gli altri, e cercare di far capire che la possibilità che sia all'interno, visto e considerato 69-84 la data della strategia della tensione, poi a ognuno il suo, nel senso, se voi avete sentito alcuni dettagli di intervista che io ho ricondiviso nella pagina, c'è considerazioni le quali ognuno fa quello che sa, quello che può fare. Le stragi prefissate per Firenze era solamente, come io avevo già detto, perché via Gergofili si vede non era definita per fare danni a persone, ma era per fare danni all'arte, quindi a Firenze, capito? Quindi questo fa parte sempre della strategia. Loro chiamano le strategie delle stra la strategia delle stragi, proprio, sì, strategia delle stragi. E invece in realtà poi abbiamo a che fare con, non dico ignoranti, però non è che sappiano specificare bene come me, non è che sappiano parlare al 100% l'italiano, quindi si fa degli errori, si fa poi molti arruolati e destinati per un certo tipo, cioè sanno quello che devono fare, ma non sanno molto spesso chi glielo fa fare o sanno il perché. Lo fanno e basta, perché non gli viene detto, no, la prima cosa non gli viene detto. Poi chi fa queste cose non ha il diritto di fare domande, cioè non può fare domande, perché a parte quando fai domande, parti subito come attenzionato, come infiltrato. Cioè, quando uno fa domande è un infiltrato, cioè uno non deve fare domande, perché le domande le fanno in questura, capito? Io non so, cioè, ve lo dico perché tutti lo sappiamo, domande lo fa il personaggio, e questo lo può sapere. Quindi se ti fa una domanda e vuoi sapere, già tendi a far sospettare che ti dà una mansione a livello di collaboratore per fare un attentato, per fare un uccidere, perché no, già non suona molto bene, capito? Come fanno, signor sì signore, gli agenti, signor sì signore, anche il mafioso, e deve operare. Ecco perché c'è tutta una storia, dico, è affascinante, perché vengono cresciuti sin dalla nascita per poi dopo essere scelti come corpo d'armata a livello di Cosa Nostra. E la storia è bella perché si denota il depistaggio che fanno a livello di scelta di gruppi, di famiglia, per la provinciale, per una provinciale, di quello può sapere il nome, di l'altro, c'è tutta una considerazione. Poi, tra l'altro, viene confermato che all'interno di Cosa Nostra la parte importante che decide, che ha valore e potere, è la parte massonica, cioè i massoni, cioè i mafiosi sono massoni. Lasciate voi che, o noi la chiamiamo Cosa Nostra, la mafia, sono massoni. Massoni sono i gruppi che decidono la gestione di una nazione, di una provincia, di una regione e via scorrendo. Cioè, fate una ragione della regione perché è gestita da loro. C'è, cioè, la mafia siciliana, la mafia fiorentina, toscana, padania, Emilia Romagna, ognuno ha la sua regione, e lì ognuno ha la sua mafia, lì fanno i suoi affari. Ecco perché sono stato a studiare un po' la situazione. Purtroppo devo dire è affascinante, perché poi alla fine noi tutti facciamo, quando noi andiamo a lavorare, molto spesso facciamo parte del gruppo della mafia. Noi siamo, diciamo, la manodopera di Cosa Nostra. È inutile che si dice la mafia va a fermare tutte cazzate. Tutti, specialmente chi lavorano nelle aziende e nei gruppi, sono già state prefissate e decise che dovranno lavorare, perché
la mafia, scusate, la Cosa Nostra ha deciso insieme ad altri componenti della mafia di altre regioni che deve essere così. E tu che stai lavorando in un'azienda che è molto conosciuta, eccetera, eccetera, è stata selezionata da Cosa Nostra per lavorare e fare frutti di guadagni. Quindi loro investono su aziende, eccetera, eccetera. Tutto questo è la componentista della Cosa Nostra, mafia, di tutte le mafie che sono nella regione. Questa è la funzione. Quindi è inutile che mafia qui e mafia là, perché noi poi ci lavoriamo, capito? Ora io no, perché fa un altro tipo di lavoro, però insomma, bene considerare che questa cosa è molto importante, che molta la mafia, guarda, cioè, lavori per lei, ma inconsapevolmente, cioè sei inconsapevole di questa cosa, però purtroppo sei un braccio, diciamo che soprattutto se hai lavorato in aziende che fruttano, fatto una domanda e datevi una risposta, no? Ecco, questa è per quanto riguarda un'aperta e chiusa o parentesi, perché mafia conta parecchio. Ed è qui che va, io vuoi fare un effetto di provocazione su questo discorso qui. Un altro paragrafo in cui dice il testimone, non ricordo bene, mi sembra Messina, non so qui, non mi ricordo il nome, però cioè, ecco, anche quello è nella mia pagina, mia pagina di YouTube. Potete andare a scartabellare e troverete solamente fasi e testimonianze, ma se vi spiego. In una fase che è molto simpatica, lui dice, questo testimone dice, ogni tanto noi siamo in contatto con le questure, cioè Cosa Nostra è in contatto o il referente di Cosa Nostra è in contatto con la questura, che ogni tanto si chiamano. Ecco che mi ricordo il personaggio che scortava il latitante e lo portava a vacanza e poi lo riconsegnava per fare bella figura. Insomma, questa è stata la confessione del testimone e con la risposta probabilmente, insomma, ciao, che andava a Venezia, i palazzi affittati, l'intervista ai fagioletti a quella persona, che anch'essa è nel mio profilo. E questo è, capito, fa capire come funziona l'organizzazione e la gestione di una regione oppure di una nazione intera. Sembra strano che dal 69 all'84 una persona potesse girare tranquillamente nelle campagne fiorentine a fare cavoli suoi. Questo è il dubbio che a me mi viene e lo riguardo personalmente, e che non accetto che non mi fate offendere, che a questo punto vorrei. No, non accetto il fatto che una persona non protetta possa vagare indistintamente per le campagne fiorentine a fare quelle voleva lui. Non lo ritengo possibile. Penso che sia e possa poteva far parte proprio di un riquadro della strategia, e che dovevano loro concentrarsi su questo aspetto di terrorizzare, ma alla grande. Fatto sta che, come dicevo, c'è chi ha detto ha rulato le stragi senza fare danni a persone, mentre poi, come dice Carlo, ci sono gli arruolati che sono destinati a fare quel tipo di danno o di terrorismo psicologico, perché non si può essere, bisogna essere proprio addetti per fare cose del genere, perché quelle sono cose mostruose. Capito? Non si può arruolare una persona a caso e dire, oh, fa sì, te lo fo io. No, non è così facile, così semplice, non è affatto. Ed è molto probabile, che forse qualcuno veramente sparava e quell'altro scendeva, perché chi sparava doveva essere l'esecutore, cioè non si doveva sporcare, cioè lui preparava il terreno, poi lasciava il campo libero allo psicopatico, perché così era, a fare quello che doveva fare. Certo, se sapeva sparare, poteva fare anche, magari poteva anche coprirsi le spalle, poteva fare tutto lui. Beh, che ti devo dire? Bravo, però io ho molti dubbi su questo. Io con questo vi saluto e con questo volevo precisare, no? Perché strategia della redenzione e perché parlare del mostro? Perché c'è questa data 69-84 che rimane lì e riguarda, poi tra l'altro, cioè, finisce tutto questo. Questa concentrazione tra strage e l'avvenimento Mostro di Firenze nel 92-93, come ho sempre in alcuni casi nei video citato, con la firma della strage, che poi tra virgolette, secondo me, non è nemmeno strage, è un avvertimento di facendo esplodere una bomba di via Gergofili, perché poi fece più danni agli Uffizi. Se volete sapere, quando scoppiò la bomba a
a Via Georgofili. È vero che levò l'angolo del palazzo, ma gli Uffizi esplosero tutti i vetri con il rischio proprio diciamo di danneggiare i quadri, e forse qualcuno fu danneggiato perché cascò. Quindi diciamo che io non voglio dire grazie a Cosa Nostra, però alla fine, in fondo, potevano fare di peggio. Buonasera a tutti.